Grazie, eccoci in questo nuovissimo video, siamo sulla serie Segaioli per il quarto video. Allora, cominciamo subito. Allora, telefono della ditta che squilla, rispondiamo. Pronto? Sì, chi parla? Certo, Pronto, salve, sono Gigi, qui dal paese. Gigi, dimmi tutto. La chiamavo per informarli che mi serviva un po' di legna, ecco. Ah, ok, mi servirebbe una quantità di legna e il materiale di legna, abete Più o può andare. meno due rimorchi di abete. Ah, bene, perfetto. Allora adesso chiamo il mio operaio e appena siamo pronti le faccio uno squillo io. Dove vorrebbe che la consegniamo questa legna? Ah, Lì in paese, in segheria. ok, perfetto. Allora appena siamo pronti io la chiamo. Grazie mille, arrivederci. Perfetto, grazie mille a lei, arrivederci. Pronto, pronto. Dimmi. Marco, vieni. Sono qua alla segheria, no? Lassù in cima al bosco. Mi servirebbe una mano, che c'ho da fare un due lavoretti. Riesci a venire su? Sono qua Sì. che con Steyer, dobbiamo fare. Arrivo, arrivo. Poi mi ha chiamato lì il meccanico, mi ha detto che ha pronti i Lindner miei, quindi ho i Lindner. Perfetto. Quindi adesso dovremmo andare a vendere lo Steyer, ho ordinato due Lindner. Quindi ragazzi, adesso vi presento il nostro nuovissimo operaio che non arriva più su. Oh, arriva! Appena di arriva, sto qua. Eccomi, eccomi. Arrivo, arrivo. Presentati pure qua i tuoi fans. Bene, Ciao a tutti, ragazzi. allora cominciamo subito, andiamo giù là. E prendi tu lo Steyr, ci vediamo laggiù, intanto io faccio gli Sì, acquisti. certo. Ok, allora ragazzi, dopo la scenetta cominciamo con gli acquisti. Praticamente, lascia pure qua il rimorchio. Ah, Stacca pure. rimorchio, lascio qua. Sì. Ma sì. Allora ragazzi, compriamo come vi avevo detto nello scorso episodio, due Lindner. Allora andiamo subito a comprarli. Il braccio davanti, Johnny. E vendi anche quello, vendi anche quello. Ok, tutto. Sì, vendi tutto tranne il rimorchio. Allora, compra. Ok, compra. Ok, perfetto ragazzi, questo fatto. E lo stall rosso ovviamente. Ok. Quanti stall compriamo? Uno o due? Per ora uno, Dipende. per ora uno, dai, perché tanto uno ti ho detto come prima, uno va su e giù e uno vende, uno intanto lavora lì. Boh, sei già giù te? Magari. Ah, boh. Va attenta allora, qua rimetto. Ma Guarda che lo velocità. tratto da dove viene? Dall'Ungheria. No, perché vedo che c'ha la marmitta un po' storta. Gli è arrivato giù un tronco per il cofano la scorsa Madonna. puntata. Gli è arrivato giù un tronco in piena, babam! Proprio Quindi, spacca tutto. in effetti è un po' malandato, e giù il mio meccanico di fiducia qua deve aggiustarlo. Solo che adesso è in vacanza quello e l'ha dato a Medjugorje, non so perché è andato a Medjugorje, io comunque, bon bon, l'ha dato a Vabbè. Medjugorje, classico ungherese, è andato a Medjugorje qua. Allora, intanto io faccio già i due Lindner da bosco, quindi gabbia forestale. Dove sarà mai? Ok, gabbia forestale. Furia. Was ist das? Capì niente, dimmi cosa mi hai chiesto. Che clacson c'ha? Mi pare tanto che sta arrivando lo Scania 730R. Appunto. È un po' Sembra modificato. quello del camion. Mi pare un po' modificato a me quello Scania, quel trattore lì. Con Perché la cancetta. ho. Allora, io intanto sto già allestendo ragazzi il trattore, se magari le catene si montassero. Non sta a chiedermelo perché so meno di te io. Penso qua via, provo a vedere. Qua dietro non c'è un cazzo. No, qua non c'è niente, non c'è niente, non vendi niente, niente, vendilo così, a caso. Tocca a me, a caso, vendiamo così. Guarda che smonta, eccola. Smonta, se no mi vendo anche l'operaio quello. Sì, Ok, sì, sì. allestisci intanto l'altro tractor tu. Allora. Si fa. Il C dentro ti seleziona. Io ti faccio fuori le catene, dai, io monto i catenoni. Dentro c'è l'IC e abbiamo fuori tutto. Ok.
Ok, lampeggiante si toglie, come ho detto nella video presentazione io, solo che adesso non mi ricordo più dove si andava a levare, addio. Sbruppu. Qua no. No, di qua era. Le porte le lasciamo, che tanto. Amen. Poi allora, prendi tu lo stall intanto e metti il caricatore frontale, mi sono dimenticato di dirti. Ah, ma aspetta Quando tu. si mette? Gli cili in parte a destra. C'è scritto comunque. Aspetta, ma tu adesso non devi togliere le gabbie forestali perché mi sa che non va, fa conflitto. Prova a vedere. Adesso non me lo ricordo. Perché io c'ho un parafango sì o no? Sto stupido io. La Madonna, quali cicli ci sono? Ah sì, hai fatto bene sul Cos'è trattore. che devo fare? Aggiungere il caricatore davanti. Quindi no, questa porta. Caricatore frontale lo trovi sotto a sinistra. Dove c'è il cambio, c'è scritto salvatore anteriore, tu vai sopra, lì c'è scritto caricatore frontale. Salvatore anteriore, caricatore frontale. Ok, seleziona quello. Ok, adesso vai lì e prova ad attaccare. Dimmi se. Vediamo se non fa conflitto. Tanto io tolgo lampeggiante un attimo qua, scusatemi. Rimuovi porta, lampeggiante, ok. Già non me lo ricordo più, fatto. Attacca. Fa conflitto. Cosa facciamo? Lasciamo con le gabbie così o. No, c'è da toglierlo. Allora togli via, dai. Come si fa? C'è dentro lì vicino dove c'è il Ah sì, gabbie caricatore. forestali. Ok, vado su a prendere intanto l'attacco. Tu vai lì dal bosco dove bisogna tagliare per Gigi. Sì. Allora. Io vado via con le catene intanto. Ah sì, aspetta, fermo, non partire, devo darti anche la zavorra, mi sono scordato, ragazzi, oggi è giornata di acquisti. La metto dietro, Aro, sì. Eh sì, perché pesano un po' i tronchi. E Ok. dopo ci vediamo lassù, intanto io vado ad attaccare il rimorchio. Allora, ragazzi. Pam pararam pam 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 pam. La zavorra però invece. Cosa? È la zavorra. Ci vai anche tu, mi par quello, ho visto. Ah sì, comunque ragazzi, passate per il canale di Agromarco Fiat, troverete il link sotto in descrizione, qua sotto in basso, Grazie mille. dateci un'occhiata che fa bei video, quindi merita. Bene, dopo penso che ora sarà ora di iniziare a dirvi che praticamente i lavori di oggi saranno. Che intanto io faccio un viaggio fino giù in segheria, Marco taglia, poi ci facciamo uno scambio, lui farà un viaggio, io taglio, così voi vedete tutti e due i lavori e noi facciamo tutti e due i lavori, siamo a posto per il nostro primo video, diciamo, insieme in multiplayer. Diteci se vi piace che siamo in multiplayer così, eccetera eccetera. Questo Linder frena un po' poco, roba che lavo su per il muretto, però è un buon tra. Nuovo e c'è i treni qua che Devo dire, mi sa che fa un po' il furbetto là il meccanico, dovrò fare una chiamata un giorno, ma adesso ho le Medjugorje, meglio che non disturbo che mi venga giù la Madonna, se no. Siamo impazziti? No, no, no. viene giù la Madonna del Medjugorje, no? Eh sì, viene giù Viene giù lui e anche la Madonna del Medjugorje. mi vengono giù loro due. Già il Lind e lo Steyr lì che gli ho dato. Ha un po' di problemi, l'ho utilizzato poche ore ed è fatto neanche una settimana di lavoro ed è tutto male andato. Allora, tu dove sei per caso? Ah, sei qua sotto già. Sti cazzi. Mamma mia, sto Linder è proprio bello da utilizzare così con le. Poi vedi queste catene. Dagli specchietti dietro vedo rimorchio, mi pare di essere nella realtà. Mortacci vostri. Poi bello con 6 gabbie. E come avevi fatto tu col Fiat, vero? No, con le cioè, con le Boh. gabbie, ma non con le catene. No, no, sì, dico le Sì. gabbie. Ah, ma non sei qua sotto tu? Beh. Ah, ma sei dietro di me? Ah, ero convinto che eri già al posto di lavoro. Ricorda. Bon, dai. Allora, aspetta che qua. Al ponte reale, pure. Sì, è fatto bene proprio ora. Poi si attaccano anche le luci. Allora, cominciamo. Dai, ti butto giù due tronchi, te li spelo. E poi tu li metti. Li metto vicino qua di morto. Esatto. No,
lo devo buttare giù così. Poi anche un bel sound, cioè quello originale, però è buono. Non so come sia il dirte. Poi è bello perché quando piove si attacca al tergicristallo da solo. Sì. Buon, prova a tirarlo via qua. Facciamo un po'. Quando siamo in due già in multiplayer, vedi come si lavora più veloce. Allora. Ok. Magari dopo se abbiamo tempo andremo un po' avanti da soli. Off camera. Ok, butto giù ancora uno, poi. Quanto. Puliscimi meglio la punta, magari qua. Abbo, tu scarica l'appoggia lì, che poi dai, pulisco io vicino al rimorchio lì, tac tac. Mi sa che pesa. Tanto Gigi voleva due carri, mi ha detto. Deve essere quel vecchietto che ha il distributore là sotto, penso. Questo dopo. Penso che sia quello io. Oh, che fai? Aspetta, sbassa giù. Facciamo. Ok. Aspetta che faccio due calcoli. Allora, 1, 2, 3. Ok. Mi sa che va più cavalli lo Steyr di questi Linder da adesso. Vediamo. Solo per curiosità, aspetta che guardo. Steyr. Avevamo il 95 noi questo. 90 cavalli aveva. Invece i Linder ne hanno 84. Ok. Boh. Aspetta. Però sono belli, da vedere. Dov'era qua il sbirilitti? Ok. Boh, allora intanto che tu vai avanti lì, io vado avanti qua a caricare. Occio, occio, bam, super portiera nuova. Vedi perché ho detto io nella presentazione che non servono, non vanno le portiere in bosco? Adesso mi credi? Che si spaccano. Ora era già tutta rotta. Come lo Steyr, mi è caduto giù una pianta, Dio buono, si è sorto tutto. Tutto il ca. E la marmita lì, tutto il tubo di scappamento. Poi vediamo se me lo cambia là il meccanico di fiducia. Penso Ce l'hai che. venduto. Sì, gliel'ho venduto, ma lui mi dà quello nuovo da 100 cavalli. Vediamo. Gli ho detto trovami un trattore da sfascio di quelli vecchi per tirar vicino col verricello, da spaccare fuori tutto, no? Vediamo cosa mi propone. E sai così, beh. Lui voleva buttarmi dentro uno zettaro, gli ho detto guarda che sono italiano, io non sono di queste razze qua che si utilizzano sti 14, gli ho detto dammi New Holland, un vecchio Fiat Agri, qualcosa del genere, mi ha detto ma guarda che costano. Mi fa guarda che costano di più, gli ho detto fammelo arrivare dall'Italia, non c'è problema, non dovrei aver fastidi, no? Invece tu lì in Germania come stai lassù, quando è adesso che apri l'azienda tu? L'ho già aperta l'azienda, Ah sì? però devo cominciare un po'. Adesso sono proprio all'inizio, Ah, prima ben che mi faccia un po' su anche lì con gli abitanti. ben. Ah, sono proprio crocchi quelli. Bevono Eh già. birra da mattina e sera, non fanno un caso tutto il giorno. Ma boh, capito tutto allora. Io penso che questi qua vanno a Međugorje, lì dove cavolo è andato quell'altro scemo. Quando mi serve non lo sa mai quello. Ma boh.